Ciao, buongiorno Ciao Francesca. Francesco. In caccia nazione. Senti, mister, siamo arrivati alla nona giornata, se non sbaglio. Quali sono gli step che adesso ti aspetti dalla squadra da qui in avanti? Insomma, avete fatto già un bellissimo percorso, ti aspetti una crescita ulteriore? Assolutamente sì, l'ho chiesto alla squadra questa settimana. Ho chiesto uno step di crescita perché mi sono reso conto e ci siamo resi conto che possiamo farlo. Affrontare squadre come la Torres ti danno la consapevolezza di dover fare un altro step, che è uno step di iniziare veramente a stare attenti ai dettagli, di stare concentrati. Perché abbiamo le possibilità di far bene, di continuare a far bene e abbiamo avuto la consapevolezza che finora, insomma, sotto non ci ha messo nessuno e che abbiamo le caratteristiche per poter far molto bene in questo campionato. Per far molto bene in questo campionato dobbiamo fare uno step di crescita, ma i ragazzi, insomma, li vedo sempre concentrati, anche oggi hanno fatto un'ottima rifinitura. Ho un gruppo di ragazzi che ha capito come ragiono e quindi che possono avere la possibilità tutti di giocare, che sono tenuti in considerazione tutti. Abbiamo un ciclo di partite ora e di trasferte, aggiungerei, dove sicuramente avremo bisogno di tutti quanti. Trovo questa disponibilità molto importante perché poi alza il livello dell'allenamento tutti i giorni. Tutti i giorni tra di loro c'è competizione e sana competizione, quindi ci sono veramente le premesse per poter continuare a crescere. Sì, ciao mister, Corrado lo cito nel Ciao messaggero. Corrado. Sì, la squadra è in crescita, va bene, però le difficoltà, è un campionato che ha dimostrato tante difficoltà, non solo per il Perugia, anche per squadre che sulla carta sembravano avere insomma, una situazione più semplice. Abbiamo visto con il Pescara, con il Cesena, partite che sembrano non avere insidie, invece poi nascondono delle difficoltà come la C in realtà. Grazie. È la categoria e il Cesena ha pareggiato col Sestri Levante in casa, il Pescara e la Fermana ha pareggiato con la Spal, ma sarà un campionato così, sarà un campionato così, è per quello che voglio che si alzi il livello di concentrazione. Molte volte un punto sembra che perdi qualcosa, ma alla lunga, se continui a fare risultati, poi dopo ti trovi in posizioni di classifiche molto interessanti. E noi abbiamo, nonostante questa squadra, insomma, cioè questa squadra deve stare veramente molto concentrata su tutto. Faccio un esempio: ho ripreso i ragazzi questa settimana perché stanno cambiando le temperature e voglio che si vestano in un certo modo. Perché? Ma perché non ci possiamo permettere di perdere nessuno di questi ragazzi. Abbiamo ieri avuto un dubbio su Morichelli che è rientrato, però se si fermava anche Morichelli, avevamo due difensori e basta, e Soare, che è un ragazzo della primavera, è molto interessante, però è pur sempre un ragazzo, quindi dobbiamo alzare la concentrazione sotto tutti i punti di vista, anche nella vita privata, nel curarsi in un certo modo, nel alimentarsi in un certo modo, nel coprirsi in un certo modo. Sembrano cavolate, ma in questo momento, siccome abbiamo dato dei segnali molto positivi, voglio che non sottovalutino nulla. Torello Ferroni, Calciogrifo Messaggero, mister, che Juventus ti aspetti? La Juventus, una squadra giovane, tu l'ambiente juventino lo conosci bene perché lo hai vissuto sia da calciatore che da allenatore. Beh, non è facile preparare una partita contro di loro perché se partiamo dalla prima squadra abbiamo visto che hanno dei problemi su alcuni giocatori, quindi non sappiamo quali saranno i giocatori convocati dalla prima squadra perché giochiamo non in contemporanea, però noi giochiamo lo stesso giorno, quindi loro giocano, la prima squadra gioca domenica sera, l'Under 23. Noi giochiamo domenica pomeriggio, quindi bisognerà valutare chi saranno quelli convocati in prima squadra, bisognerà valutare chi porteranno su dalla primavera, però è la filosofia di quella squadra nasce e la crea la Juventus insieme, fatta da Federico Cherubini,
in maniera molto intelligente e nasce perché ha bisogno di far crescere i giovani, quindi non è che ci siano dei grossi problemi, anzi è una cosa positiva se i giocatori vengono convocati in prima squadra. Mi aspetto che la mia squadra sia più squadra di loro, nel senso che voglio che il gruppo, voglio che la determinazione, voglio che la concentrazione, voglio che la voglia di portare a casa il risultato siano tutte cose che vengono messe in campo nella partita di domani contro la Juventus. La Juventus ha ottimi elementi, anche perché se vengono presi nell'Under 23 sicuramente sono ottimi giocatori e si pensa che possano essere delle ottime plusvalenze, quindi singolarmente sono tutti giocatori molto bravi, giovani, ma noi dovremmo essere un gruppo che ha voglia di portare a casa il bottino pieno. Buongiorno Francesco Baldini, Giancarlo. Buongiorno, Pacini, Giancarlo. Umbria TV. Allora, le volevo chiedere questo: fra 9 giorni sarà l'anniversario di un grande, Renato Cori, quindi il 30 di ottobre. Il Perugia nel frattempo avrà giocato 3 gare, e quella con l'Entella coincide proprio quel giorno. Che classifica vorrebbe vedere con il del suo Perugia? Accorciata, molto accorciata. Mi piacerebbe vederla molto accorciata. Ma noi abbiamo... La premessa che è stata fino ad arrivare a questa domanda è quella che c'è la consapevolezza di poterla accorciare. E quindi i ragazzi, io, il mio staff, tutti quanti dobbiamo stare molto molto concentrati, perché come abbiamo detto prima, in questa categoria le difficoltà sono dietro a ogni angolino che andiamo a cercare, perché la categoria è questa, la conosciamo bene, la categoria è questa, e quindi abbiamo voglia di arrivare a quella data avendo accorciato la classifica. A proposito di classifica, mister, avete incontrato la Torres, adesso loro hanno 8 punti in più, secondo te perché? Mi era già stata fatta questa domanda. La cinicità della Torres è clamorosa. Se noi andiamo a analizzare la Torres, ritorniamo su un'altra partita, ma se andiamo a analizzare la Torres, ed è successo anche contro di noi, nel periodo migliore delle squadre che gli giocano contro durante la partita, loro segnano. È successo anche contro di noi, ci potevano segnare il primo tempo, non ci hanno fatto gol, hanno fatto gol nel nostro momento migliore. Perché? Perché sono concentrati sulla fase di non possesso e sono ottimi a giocatori nelle ripartenze. E quindi la cinicità è quello che in questo momento fa la differenza, perché anche a statistiche e a numeri noi creiamo quanto crea la Torres, anzi noi creiamo di più di quanto crea la Torres, però loro sono veramente molto cinici in questo momento. È stata una settimana, anche se dicevi ottima dal punto di vista del lavoro, però in cui qualche acciacchetto qualche giocatore ce l'ha. Sì, non sarà tra i convocati purtroppo Santoro, che ha ancora oggi la febbre molto alta, e abbiamo recuperato però Lisi, Morichelli e Iannoni, che non era semplice perché la caviglia di Iannoni era veramente molto gonfia e aveva un ematoma molto importante, però l'abbiamo recuperato. Devo considerare il fatto che si rigioca dopo 3 giorni nuovamente in trasferta, quindi ci facciamo queste 5 ore di pullman, poi se abbiamo la partita ci facciamo 5 ore a tornare, poi tra 3 giorni dobbiamo andare a Recanati, quindi altro viaggio, e quindi io devo tenere in considerazione tutti perché voglio giocarmi tutte le partite al massimo. Una curiosità ancora, le volevo dire questo: dopo un quinto di torneo e la capolista affrontata in Perugia, di sicuro questo percorso ha detto che non è secondo a nessuno, anzi abbiamo capito che forse dobbiamo fare molte più cose davanti, qualche tiro da fuori area come Matos che non ha inquadrato la porta all'inizio proprio con la gara con la capolista, e soprattutto dei fraseggi più rapidi. Ricci e Seghetti hanno fatto qualcosa di spettacolare,
Quindi immagino che lei sta lavorando molto in questo argomento, davanti più che dietro, che conta. Sì, ci abbiamo lavorato senza nessun segreto, ci abbiamo lavorato tutta la settimana. Abbiamo lavorato tutta la settimana sulla costruzione. Noi ci piacerebbe tutte le settimane lavorare su tutto, ma non ce la facciamo. Quindi ho trascurato, tra virgolette, un po' di cose per lavorare sulla costruzione, sulle combinazioni, sull'andar dentro. Non avendo l'attaccante, la classica boa là davanti, dobbiamo, come ho sempre detto, trovare combinazioni, dobbiamo trovare giocate, e questa settimana ci abbiamo lavorato. È logico che ci sono giocatori che ce l'hanno nel DNA, come Ricci, come Seghetti, e io farò quello che ho sempre fatto tutte le settimane, cioè ragionare sui 16, su chi mi può dar qualcosa a inizio partita, su chi mi può svoltare la partita durante la gara, e quindi, come al solito, faremo tutte le considerazioni del caso.